Amici di MS Channel, amici di MS Sport, amici social, siamo pronti per raccontarvi una nuova avventura, ovviamente legata alla nobile arte pugilistica, una nuova puntata di Fighters Life in compagnia di Guido Vianello, The Gladiator. Ciao Guido, Ciao. ben trovato, buonasera. Buonasera a tutti. La nostra speranza, la speranza italiana nei paesi massimi del mondo. Cominciamo da questa frase ad effetto, soprattutto in questo momento in cui veramente i paesi massimi si sono ripresi quella ribalta che meritano dopo, insomma, tanti anni in cui si era un po' addormentata l'attenzione verso questa categoria. Ecco. Anthony Joshua, Tyson Fury, Deontay Wilder, ecco, una categoria che ha ripreso nuova linfa, una categoria che ti vede protagonista. Sì, diciamo Soprattutto. che è un momento buono per la boxe, soprattutto nei pesi massimi, perché è una categoria veramente ricca adesso e molti di loro stanno vicino a noi in Inghilterra, quindi questa è ancora più figa come cosa. Sono contento perché mi hanno offerto un'opportunità, come si dice nei film, che non si poteva rifiutare, quindi io sono in America, ho altri anni di possibilità, ecco, per stare lì, di allenarmi. E secondo me mi è stata offerta questa possibilità, uno perché la categoria dei pesi massimi va alla grande adesso, due perché sono italiano e un italiano manca soprattutto nella mia categoria, nella scena mondiale, e quindi anche perché sono bianco, anche perché sono di un aspetto un po' diverso, ormai sono tutti pugili tatuati di colore, no? Alla Anthony Joshua, alla Wilder, quindi ecco, io rompo un po' gli schemi, ma c'ho ancora un anno e mezzo di costruzione per arrivare sui 12 round e quindi pensare di poter affrontare i nomi grossi. Allora, abbiamo fatto questa prefazione che era doverosa, Guido, perché come vediamo dalla tua tuta, tu sei un pugile che è sotto contratto con la Top Rank di Bob Arum, che è una delle organizzazioni pugilistiche di spicco a livello mondiale, sicuramente al momento è la storica, forse la più longeva che abbiamo ora nel mondo. E ricordiamo a tutti i nostri telespettatori che tu hai fatto l'esordio nel sottoblu di un campionato del mondo, di una riunificazione di un campionato del mondo di Lomachenko, che appunto vinse quella sera al Madison Square Garden Theater il campionato del mondo. Ecco, però andiamo un attimino a ritroso e soprattutto andiamo a capire come ti sei avvicinato al mondo del pugilato, tu che vieni da una famiglia di tennisti, oltretutto. Sì, io mi avvicino alla boxe totalmente per caso. Io non sapevo neanche cosa fosse la boxe, però per andare a giocare a tennis passavo di fronte a un capannone dove c'era scritto Team Box, la famosa palestra di Giovanni De Carolis, la Montagnola, con Italo Mattioli, Gigi Ascani. E un giorno entro perché dico, forse, non lo so, posso fare come Rocky Balboa, posso dare pugni dall'alto perché ero già 1,90 m, quindi volevo sfruttare pure le mie braccia lunghe. E Italo mi ha fatto: vieni da domani, iniziamo subito. Così è stato. Poi non sono più uscito, ho lasciato il tennis e sono passato a quest'altra disciplina. Ovviamente facciamo dei piccoli flash perché poi vorrei focalizzarmi su quella che è stata la tua carriera internazionale da dilettante e ovviamente il passaggio e la tua carriera nei professionisti. Quindi ecco, sei entrato in palestra Team Box Roma 11, poi c'è stato anche il passaggio all'altra società, la Phoenix Gym di Simone D'Alessandri. Primi campionati italiani, junior, youth, campionati assoluti, guanto d'oro, World Series of Boxing con l'Italia Thunder. Pensi che quella sia stata un'esperienza fondamentale, importante per il tuo passaggio poi al professionismo? Pensi che le World Series siano state veramente un trade union tra
tra il dilettantismo e il passaggio al mondo pro? No, le World Series era un ottimo campionato perché purtroppo si è fermato, però è un ottimo campionato perché ti fa capire un po' che cosa significa stare dall'altra parte, no? Dei professionisti. Poi ridendo e scherzando, 12 match mi sono fatto le World Series, sono iniziato a 19 anni, quindi io a 19 anni mi sono trovato a fare 5 round con super campioni, azerbaigiani, russi, però non ho mai fatto un passo indietro, ho vinto, ho perso, però ho fatto la mia grande esperienza. Da dilettante più o meno ho tra i 90 e i 95 match, perché poi avendo vari libretti il conto si è perso. Però ecco, non mi lamento affatto, la nazione italiana mi ha permesso di fare un'ottima carriera, siamo arrivati alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Ecco, giusto l'unico rimpianto può essere quello, salire su un podio olimpico e cercare di fare qualcosa di più lì, però sono soddisfatto in ogni caso, perché adesso sono nel posto giusto, sto facendo la strada giusta, quindi c'è un piccolo pensiero, ecco, verso quelle Olimpiadi, però non rimpiango quella che ho le Olimpiadi dopo, ovvero le Olimpiadi di Tokyo, le Olimpiadi quelle successive, ecco, ormai sto nel posto giusto, al momento giusto, quindi sono contento così. Allora, sai Guido, intervistando campioni del calibro di Francesco Damiani, di Maurizio Stecca, di Patrizio Oliva, tutti pugili che hanno vinto l'oro olimpico e poi sono diventati campioni del mondo. Quindi, insomma, hanno fatto una grande carriera. Però quando poi gli ho chiesto a tutti e tre se sali in cima alla torre e hai la medaglia d'oro olimpica da una mano e la cintura di campione del mondo dall'altro, cosa butti dalla torre? Tutti e tre non hanno avuto dubbi, buttano la cintura e si tengono la medaglia olimpica. Questo anche per far capire che quello che tu dici, quello che tu pensi, questo sorta di rammarico di non esserti magari giocato questa Olimpiade al massimo delle tue potenzialità, è un qualcosa che quantomeno ti rimane, sicuramente. Assolutamente, sì, perché l'ho vissuta e mi sono reso conto di che cos'è ed è una cosa fantastica. Quindi sì, concordo con loro, è vero. Quindi la perfezione, sì, è prendere quella maledetta medaglia e poi passare professionista. Però, ripeto, mi è stata offerta una possibilità che era impossibile dire di no con tutto il bene alle Olimpiadi, ma ecco, sono contento di quello che sto facendo. Guido, tu sei passato al professionismo nel momento in cui eri, diciamo, all'apice della carriera internazionale, avendo partecipato ai Giochi Olimpici, facevi anche parte di un gruppo sportivo perché alla fine eri entrato nel gruppo della Guardia Forestale, poi dopo che è confluito pure nell'Arma dei Carabinieri, Sei informato, sei giusto? informato. Giustissimo. Sono informatissimo, informatissimo. Ecco, a prescindere, insomma, che tu sei entrato nel gota del pugilato professionistico, quindi non è un passaggio al professionismo casuale, ma sei entrato, diciamo, dalla porta principale. Ci vuoi raccontare in due parole quella che è stata questa scelta, diciamo, di lasciare i gruppi sportivi, quindi una carriera, tra virgolette, diciamo, da statale e quindi una carriera anche con la nazionale per un passaggio al mondo pro. Ma io dico che i gruppi sportivi sono fondamentali perché in Italia ti permettono di poter fare le Olimpiadi, di fare lo sport a livello agonistico, quindi sono fondamentali. Il problema è che, sai, nel judo, nella scherma, nel nuoto, te arrivi alle Olimpiadi e quindi è quella la fine di tutto, cioè le Olimpiadi. Nella boxe purtroppo c'è tutto un altro mondo, che è il professionismo, e purtroppo viene escluso quindi dai gruppi sportivi militari tutto quest'altro lato. E quindi che dire, sì, pure anche la nostra mentalità è legata un po' al posto fisso, no? Al famoso posto fisso, quindi siamo molto legati a questi posti di lavoro, però dipende dagli obiettivi che uno ha. Ecco, io vedevo, da quando ho iniziato un po' questo sport, mi sono sempre posto obiettivi, io vedevo qualcosa, qualcos'altro, qualcosa di diverso.
E così è stato difficile, perché un conto è dirlo, se mi capita l'occasione salvo tutti e me ne vado. Poi quando succede devi alzare il telefono e chiamare, quindi io ho dovuto chiamare il maresciallo Scalas, il colonnello Cuneo dell'Arma dei Carabinieri e dire appunto che io mi dovevo congedare per passare questo in America. È stato difficile. Per fortuna avevo davanti a me persone molto intelligenti, molto... Tra l'altro, amici che hanno apprezzato questa mia scelta e anzi mi hanno fatto tanti complimenti e mi hanno augurato il meglio. Con loro sono ancora in contatto, quindi siamo una famiglia anche se sto fuori dal gruppo. Però ecco, la boxe è anche professionistica. In America i bambini crescono sognando di diventare campioni del mondo, WBC, non sognano l'Olimpiadi perché loro lì vedono un campione del mondo ogni weekend. Quindi crescendo con questi show americani, loro sono proiettati in quella direzione e io lo capisco. Quindi ecco, secondo me nel nostro sport è fondamentale vedere un paese come l'America, in che modo lavora e che spettacoli offrono. Senti Guido, ma quando è arrivata la telefonata, ovviamente telefonata, email, la comunicazione da parte di Top Rank per vedersi e comunque andare a capire se c'era la possibilità di poterti mettere sotto contratto, qual è stato il tuo primo pensiero? Io ho detto se è vero vengo subito, perché inizio leggo Bob Arum, esordio Madison Square Garden, dico vabbè è uno scherzo, è uno scherzo. Ho detto se è vero vengo subito, effettivamente poi mi hanno fatto ok, quando vuoi venire diccelo che facciamo i biglietti, prenotiamo biglietti e hotel per Las Vegas. Ho fatto ok, è vero. E quindi ti ripeto, ho detto ci sto ovviamente. Un avvocato di famiglia con la mia famiglia intorno, non è che ho firmato un contratto senza leggerlo, quindi abbiamo verificato punto per punto, abbiamo messo qualche cosetta in più, qualche cosetta in meno, abbiamo aggiustato tutto e poi ho riferito, ho comunicato alla nazionale, al gruppo sportivo Carabinieri quello che stavo per fare. Adesso Guido hai uno score di 8 match, 7 vittorie e l'ultimo match che appunto è stato un pari. Siamo in periodo di lockdown, stiamo vivendo insomma un periodo molto difficile da un punto di vista proprio sociale. Siamo nel pieno di una pandemia. Sappiamo, ecco, sei a Roma nella tua città. Ecco, innanzitutto, quali sono i tuoi obiettivi a breve e medio termine? Sappiamo che ti stai allenando, ovviamente qui a Roma. Ecco, ci sono già dei progetti, ci sono già delle date. Allora, il mio obiettivo è cambiare fisicamente, perché ecco, esaminando bene pure quello che è successo all'ultimo match, mi sono stato sorpreso. Sono stato sorpreso da un avversario duro fisicamente, perché tecnicamente non c'era confronto a livello tecnico mio. Quindi, No, ti ricordi che scusate, avevamo c'è un parlato prima passaggio. di un problema Capendo del cosa è successo in quel match, ho capito che fisicamente dovevo fare un salto di qualità. Come vediamo Anthony Joshua, che fisicamente è fuori dalla norma, no? Dei pesi massimi. Quindi sto facendo un duro programma di condizionamento con i pesi, di preparazione fisica. Quindi questo è l'obiettivo a breve termine. Dopodiché, dal 6 gennaio, che finisce il blocco per la quarantena, perché fino al 6, se uno parte, deve fare la quarantena obbligatoria. Dopo il 6 gennaio ritornerò a Las Vegas, farò la parte di boxe che sarà un mese e mezzo e quindi da lì a poco programmeremo la data del nono match che sarà quindi all'incirca fine febbraio. Voglio fare l'ultimo match a 6 round, voglio chiudere i 6 round con una Ok. vittoria, ritornare in linea, fare una bellissima prestazione, poi passare a 8. A 8 fare 2-3 match, quindi a fine anno 2021, arrivare finalmente a 10 round e iniziare a fare le cose serie. Perfetto, hai fatto una disamina molto precisa. Siamo contenti noi di Fighters Life in modo che potremo seguire l'escalation di questo tuo programma. Mese per mese, proprio uno scadenzario, proprio con una precisione veramente maniacale. Speriamo che vada tutto secondo i tuoi piani perché non vediamo l'ora di poter finalmente
vederti diciamo, nel giro che conta, ecco, con quei 5-6 nomi che conosciamo tutti bene e che quindi non vediamo l'ora che tu possa competere insieme a loro. Ecco, però, Guido, tu hai avuto anche modo, facendo parte di una scuderia così importante e prestigiosa, anche di fare dei training di allenamento con questi già pluricampioni. Ah, io vivo con Joseph Parker, che è il neozelandese che ha perso il titolo con Joshua, era campione del mondo pure lui, quindi sì. E in più la cosa bella, le esperienze più belle sono i training camp con Tyson Fury, ne ho fatti tre diversi, e tutti e due training camp di preparazione per Wilder. Quindi sì, lì cosa c'hanno più di loro? C'hanno tutto il movimento, cioè te stai a Las Vegas e hai a che fare con i campioni del mondo, puoi allenarti con loro, puoi rubare con gli occhi giorno dopo giorno, quindi è lì la crescita esponenziale, accompagnati poi da eventi grandiosi. Ho combattuto sotto Tyson Fury 2 volte, quindi sì, Tyson Fury per me è il numero uno, mi ha ospitato a casa sua la settimana del training camp ed è fantastico. Si preoccupa, insomma, non è una persona fredda, una persona che se ne frega, no? È molto caloroso, è come si vede nei video, quindi è fantastico stare con lui. Senti Guido, hai preso un pochino le misure? Di Kiko Fiori? Pugilisticamente, ovviamente. Dici contro Fiori? Con Fury, con Parker, insomma, immagino che allenandoti con loro, penso che hai voluto anche un attimino capire quelle che possono essere le tue potenzialità. Le prime volte che ho fatto con loro, sicuramente con Tyson ero congelato, non ero molto sciolto. Poi nelle sue successive andavo sempre meglio. Poi con Fury faccio 2 o 3 round e poi scendo perché mi fa alternare con altri spari. Quindi ogni volta salgo fresco e do il massimo. E per questo sono stato molto apprezzato da lui perché ogni tanto lo riuscivo a prendere. Poi Fury ha una difesa bestiale, cioè Fury non lo prendi mai. Però riuscivo variando i colpi sotto sopra ogni tanto a bloccarlo e quindi sì, la misura sta arrivando. La differenza tra me e loro è che loro possono fare 12 round a quel ritmo. Io ne faccio 4. Posso azzardare il quinto, ma dopodiché non posso reggere il livello. Quindi piano piano alziamo l'asticella, senza fretta. Anche perché abbiamo detto che a fine 2021 sarà rodato sugli 8 round, quindi Sì, ci fine avvicineremo, 2021 no? dovrei toccare 10, dai. Speriamo. Guido, vorrei chiederti, in tutto questo programma che dettagliatamente ci hai illustrato prima, c'è anche la possibilità per vederti combattere in Italia? C'è un programma? La possibilità di vederti in Italia. L'obiettivo da quando sono partito 2 anni fa per l'America era quello, tornare in Italia con uno stadio pieno e finalmente questa box, un po' come sta facendo DAZN con Kirk e Matchroom, quindi assolutamente sì, assolutamente sì. E la Top Rank però non ha ancora mai investito niente sulla box in Italia, quindi ecco, non vogliono fare passi affrettati, andare con calma, quindi sicuramente per un match a 10 round. Non veniamo qua per fare 6 round, quindi penso quando combatterò sui 10 andranno a organizzare un evento qui. Guido, senti la responsabilità di essere, tra virgolette, il simbolo del pugilato italiano in America, oltremanica, visto che comunque hai dei contatti, ecco, con Tyson Fury, eccetera, eccetera. Quindi senti questa responsabilità nei confronti del pugilato italiano, essendo l'unico pugile che in questo momento ha la possibilità reale di diventare campione nel pugilato che conta. Guarda, io sono molto contento perché, ecco, casomai molti ragazzi mi scrivono, no, dicendo come hai fatto, quindi magari si immedesimano pure in me. Io sono molto contento e felice di questa cosa perché se uno fosse da solo
non c'è nessuna soddisfazione a fare le cose. Quindi questa è la bellezza di stare lì, magari con tante altre persone che mi seguono. Non sento responsabilità perché io non penso agli altri, non penso a cosa pensano gli altri. Io penso solamente a me. So che sto lavorando tanto e sodo. Magari sono un tipo che parla poco, ecco, non faccio dichiarazioni o parlo. No, io sto zitto e sto lavorando, faccio i miei match e c'ho una costruzione mentale che voglio raggiungere. Quindi in ogni caso sarò soddisfatto se non ci dovessi riuscire. In ogni caso sono soddisfatto perché sto facendo quello che devo fare. Secondo me ci riuscirò e sono molto convinto di questo. Arriverò a un titolo mondiale e lo conquisterò. Però no, non sento responsabilità perché sono proprio proiettato nelle cose mie, quindi non mi pesa il pensiero degli altri. Allora Guido, ti devo fare anche un paio di domande. Una è sul tuo ex compagno nelle World Series, Michael Magnesi, che è diventato campione del mondo. Quindi in questo momento in Italia abbiamo un campione del mondo che si chiama Michael Magnesi, che tu conosci bene, sei stato anche suo compagno nell'Italia Thunder. No, Michael è un ragazzo straordinario. Io spero che diventerà milionario, proprio i soldi con la palla, le cinture ovunque, perché si merita tutto. Conosco bene la sua famiglia, sono tutte brave persone. E come pugile è forte, è un martello pneumatico, si è sempre addosso, mette bei colpi, quindi io sono stato contentissimo della sua vittoria. E purtroppo io non ho possibilità di portare altri ragazzi con me, perché la Top Rank non vuole, ecco, investire altre cose su altri italiani, quindi purtroppo, ecco, non posso aiutarlo, però sono convinto che arriverà, che farà grandissime cose, quindi ecco, lo sostengo tanto, noi ci sentiamo spesso, quindi sono con lui. L'ultima domanda prima di chiudere con te. C'è stata un po' una piccola polemica riguardo, sai, le varie sigle professionistiche. Magnesi è diventato campione per l'IBO, la stessa IBO è una delle cinture che è in possesso di Anthony Joshua, che è andato a difendere appunto il suo campionato del mondo insieme a tutte le altre sigle, ovviamente tranne il WBC che è in possesso di Tyson Fury contro Puleb proprio la scorsa settimana. Ecco, tu come vedi questa sorta, ecco, di sigle che abbiamo, questa situazione? Pensi che comunque ci siano delle sigle più importanti, meno importanti? Pensi che comunque un campionato del mondo sia comunque un campionato del mondo? Come la vedi tu questa cosa? No, sicuramente varie cinture creano vari eventi e creano anche quindi sfide, no? Ecco, appunto, perché nei pesi massimi sono divise allora queste cinture. Sicuramente la WBC a me è quella che piace di più, che affascina di più, quindi secondo me la WBC è un po' la prima cintura, però ecco, le altre non sono da meno e in ogni caso il pugile che le unifica tutte è il numero uno, quindi ecco, c'è un sistema per diventare il vero numero uno al mondo e averle tutte, quindi anche se sono varie va bene così perché creano vari eventi, si possono creare vari mondiali in tutto il mondo, poi però quando si arriva alla fine, ecco, ci deve essere la riunificazione di tutti i titoli, quindi la box è bella per questa, anche per vedere la foto con 5 cinture addosso, no? che fa effetto. Quindi è il pugile, sostieni, e io sono anche io un sostenitore di questo, che è il pugile che fa la cintura e non la cintura che fa il pugile. Assolutamente, sì, certo. Guido, cosa vuoi dire a un ragazzo che vuole entrare in palestra e che vuole iniziare a praticare pugilato? E cosa vuoi dire invece ad un ragazzo che magari ha concluso la carriera dilettantistica, si affaccia al mondo pro e magari sogna di diventare campione del mondo? A un ragazzo che inizia adesso, dico, vai in palestra, divertiti. E poniti obiettivi raggiungibili, cioè uno non è che deve entrare in palestra e pensare a vincere Olimpiadi, no, uno deve entrare in palestra e pensare a vincere i regionali. Quando vinci i regionali vuoi vincere gli italiani, quando vinci gli italiani vuoi competere a livello internazionale, quindi porsi obiettivi e raggiungerli piano piano scalare la vetta. Quindi ecco, molti magari mi scrivono, voglio passare pro, ma quanti match c'hai? Non ho mai combattuto. No, ponetevi una carriera, ecco,
ragionevole, fattibile, scalare la montagna passo dopo passo, che si sembra anche prubè, perché se uno vede troppo lontano ci metti troppo, invece un passo alla volta la scali in maniera più efficace. E un ragazzo dilettante, io gli chiederei: hai fatto tutto dilettante? Insomma, sei soddisfatto? Ti sei spremuto fino alla fine? Gli assoluti, nazionale, si è fatto tutto e ti senti di fare questo passo, fallo. È una vita durissima, è dura, il pugilato è veramente duro e coi guanti più piccoli lo è ancora di più, perché io quando poi mi sono messi 10 once ho detto: cavolo, ecco la differenza tra il dilettante e il professionismo. I round sono di più, quindi è veramente dura e niente è facile. Quindi di essere pronto a sacrificarsi al massimo. Poi, se uno non molla mai, qualcosa ti ritorna, io sono convinto. Quindi la costanza e l'allenamento ti fa rientrare in qualche modo qualcosa. Guido, grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie a Abbiamo te. passato questi 20 minuti, è stata un'intervista dove abbiamo toccato tutti i punti salienti di quella che è stata la tua carriera, li abbiamo focalizzati, ci ha dato qualche news su quelli che sono i tuoi obiettivi a breve e medio termine. Ti facciamo un grande in bocca al lupo, non vediamo l'ora di vederti sul ring, non vediamo l'ora di vederti dal vivo qui in Italia, che quindi possiamo venire ad ammirarti, ad ammirare il nostro gigante. Lo spero tanto perché ricordiamoci una cosa, che come l'Italia non c'è niente al mondo. Come l'Italia non c'è niente. Siamo il paese più bello nel mondo, quindi ecco, voglio tornare qui, rimanere qui e combattere qui. Guido, quando il mio amico Stefano Zoff vinse il campionato del mondo in Francia, campionato del mondo WBA, prima di staccare il collegamento Rai, andò davanti alla telecamera e disse: finché c'è Italia, c'è speranza. Sì, concordo, concordo, assolutamente. Grazie, grazie per essere stato con noi, Guido. Grazie, grazie, ci vediamo presto. Amici di Fighters Life, abbiamo raccontato una splendida storia, una grande avventura vissuta dal nostro gladiator Guido Pianello. Vi invito a rimanere sempre con noi, vi invito a sostenerci perché, come vi ripeto sempre, Fighters Life is the next generation of fighters. Grazie a tutti e alla prossima! I hear a lot of talk about old-time great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.